Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. No, non sono impazzito, ma GLS non è riuscito a trovare un'altra volta casa mia, che io abito praticamente sulla statale. Che poi non capisco, c'ha la sede a Mezzemonti. Cioè, boh, non trova casa mia che è sulla statale e poi mi tocca andare a Mezzemonti. Finalmente ce l'ho fatta. Allora, ho appena saputo da Sbard che ho appena vinto il terzo premio del suo contest. Quindi, grazie Sbard. Se non avete visto la performance, ve la lascerò qui sopra nei consigliati. E adesso passiamo al nostro unboxing. Allora, un bel pacchetto, perché ho preso un po' di robe interessanti e un po' di robe nuove. E oltre all'unboxing farò anche una rapida recensione di un mazzo in particolare. Ok, non voglio rivelarvi tutto subito. Allora, come potete vedere, c'ho dello sterrato di zinco che si è aperto, quindi vado a prendere. Per chi acquista 3 mazzi dallo store di Lasso nella Manica, quindi almeno 3 mazzi, riceverà in omaggio lo sterrato di zinco, che serve per far scorrere le carte in maniera più fluida. Potrei fare anche un tutorial su questo. Allora, passiamo al primo mazzo, ovvero le nuove Keeper Green. Come potete vedere, adesso le Keeper fanno i mazzi, ovvero la versione green, senza l'astuccio. Loro dicono che è per un motivo di comodità, però non sono d'accordo su questa teoria. Comunque, il dorso è veramente fantastico. Quindi poi voglio vedere la qualità di questo mazzo. Passiamo al secondo mazzo di carte. Allora, le Melie formato grigio metallizzato. Praticamente questo non è un grigio normale, ma è metallizzato. Mi hanno detto che la qualità è pazzesca, quindi questo è il mio primo mazzo di Melie che volevo assolutamente avere nella mia collezione. Quindi questo è il secondo mazzo. Passiamo al terzo mazzo. Le nuove Sherry Casino Tahoe. 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 Il mio colore preferito è il blu e le mie carte preferite sono le Sherry Casino, quindi penso che sia l'accoppiata vincente. Mi hanno detto che oltre al rosso delle ciliegie anche il blu dei dorsi è metallizzato, quindi anche queste non vedo l'ora di andarle a spacchettare e andarle a provare. Poi ho preso un altro mazzo, ovvero le nuove Orbit quinta edizione. Ho già la quarta edizione, mi piacerebbe avere anche le prime 3 edizioni, solo che non ho attualmente reni da vendere, quindi magari prossimamente. E per finire, un bellissimo effetto, molto carino, DP2. Questo effetto è in omaggio per chi raggiunge la spesa di 100 euro. Quindi per il mese di giugno e per il mese di luglio, Max mette in omaggio, quindi oltre allo sterrato di zinco, che è in omaggio con l'acquisto di almeno 3 mazzi, al raggiungimento dei 100 euro di spesa, vi verrà dato in omaggio questo effetto qui. Quindi questi erano i miei acquisti da lassonalamanica.com. Volevo ricordarvi che con qualsiasi acquisto, anche di un solo articolo, avrete in omaggio un tutorial inedito da Max del Lasso nella Manica. Con l'acquisto di almeno 3 mazzi avrete lo sterrato di zinco, che serve per far scorrere meglio le carte, magari un po' rovinate. Al raggiungimento di 69 euro le spese di spedizione saranno gratuite e raggiunte le 100 euro di spesa avrete in omaggio anche un effetto, come avete visto, molto molto carino. Quindi sono curioso di andare ad aprire questo mazzo. Allora, la linguettina è qui centrale, quindi direi di toglierlo tutto a questo punto. Ed eccole qui. Allora, questi sono i due jolly, quindi sono uguali, sì. Questo è l'asso classico delle Keeper. Poi tutto il resto dovrebbe essere standard, quindi andiamo a vedere che i colori sono un po' differenti rispetto alle bicycle. Anche la regina di fiori è diversa. Sì, ok, allora non sono tutte standard. Ok, anche il jack di fiori, quindi anche il re immagino. No, il re di fiori è uguale. Ok, quindi proseguo velocemente, quindi tutto standard. Non so se il re di cuori è stato fatto leggermente più giovane.
C'ha un naso strano, non lo so. Ok, standard. Ok, ok, ok. Ah, ok, c'abbiamo anche delle carte gaff, ovvero un'altra seconda regina di cuori. Il dorso, come vi ho detto prima, è bellissimo, bordino molto sottile. Qualità della Illusionist, quindi direi che siamo al top. Giusta morbidezza, ma sicuramente vi starete chiedendo, vale la pena acquistare un mazzo di carte senza scatolina? Ma questo ha influito tantissimo sul prezzo, perché con il codice ALEMAGIX le avrete solamente a 5,40 euro, che per un mazzo dell'Illusionist è veramente il top. Quindi avrete un risparmio del 60-70% rispetto alla versione con l'astuccio. E se avete un astuccio in più, comunque potete inserirlo all'interno di un astuccio vuoto. Quindi questi sono stati i miei acquisti. Come sempre vi ricordo che con il codice ALEMAGIX avrete diritto a un 10% di sconto su tutto ciò che trovate sullo store. Vi lascio il link in descrizione di questi prodotti e noi ci vediamo al prossimo video.